Buongiorno a tutti da Leonardo Vatti, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi modelliamo un oggetto che non conoscevo tanto come nome, che si chiama Bimini, e mi è stato chiesto da un mio iscritto al canale che si chiama Mundo Caseia. Il Bimini in realtà è una copertura per dei motoscafi, ok? Quindi una copertura, diciamo un'intelaiatura di alluminio o di acciaio, non so, con un telo, no? Ok, comunque ho scaricato l'immagine che poi magari vi lascio qui sotto in descrizione se volete scaricarla anche voi, utilizzarla e andiamo a modellare quello. Vediamo quali sono le difficoltà, insomma, ecco, penso che a Mundo Caseia interessava quello. Prima di tutto andiamo a crearci subito il livello dell'immagine, quindi anche foto, possiamo chiamarlo livello foto, ok? Poi facciamo un altro livello che chiameremo curve, che lo teniamo come livello di servizio, come anche il livello foto più o meno si può considerare il livello di servizio, ok? E poi vedremo come andare a utilizzare i vari livelli. Intanto nel livello foto andiamo a caricare l'immagine, quindi qui possiamo tenere anche nero come colore del livello. E l'immagine la carichiamo tramite il pannello delle superfici, ok? Tramite questo aggiungi un'immagine piana, andiamo a cercarci il nostro Bimini, eccolo qui, perfetto, di modo che capiremo tutti di cosa si tratta. Eccolo qua, vedete? Ecco, questo è il Bimini, quindi questo viene agganciato, diciamo, al motoscafo con dei tiranti. Okay, e la sua copertura in tela per l'acqua piuttosto che per il sole, eccetera, eccetera. Okay. L'immagine la mettiamo in trasparenza così non ci disturba. Okay, per mettere l'immagine in trasparenza, qui in RenoSphere 6 o 7 andiamo nelle proprietà dell'immagine, andiamo nelle proprietà del materiale e vediamo che lui è già diciamo un materiale assegnato. Se noi clicchiamo qui su questa freccettina nera e diciamo usa un nuovo materiale, ok, quindi un nuovo materiale, gli diciamo custom, ok, e poi nel custom, ok, andiamo a caricare allora, per mettere in trasparenza basta che noi andiamo a cliccare sulla freccettina nera, ok, allora sulla freccettina nera. Allora, usa un nuovo materiale, More Types, esatto, diciamo Custom, diciamo OK, e su Custom andiamo a scegliere Picture, ok, Picture, e andiamo a prendere l'immagine che ci interessava e la carichiamo nel materiale. Ok, una volta caricato nel materiale, noi possiamo andare a metterla in trasparenza. Eccolo qua. Eccolo qua. Sono questi passaggi che a volte mi sfuggono. Ok, eccolo qua. Mettiamo in trasparenza la nostra immagine. Perfetto. E poi la foto, il livello foto lo blocchiamo di modo che non abbiamo più problemi. Ok, poi facciamo un doppio clic nelle curve. Ecco, le curve le teniamo con un nero, anche le curve. Ok, perché? Perché andremo a lavorare appunto prima con delle curve per costruire questo Bimini. Ok, siamo nella vista top. Ok, nella vista top, e io direi di andare a lavorare solo su metà oggetto. Ok, quindi dovremo andare a costruire una stecca, chiamiamola così, una stecca, una seconda stecca che fa in questo modo qui, e una terza che è questa, che penso che sia quella centrale, ok? Penso una roba del genere. Vediamo. Ok, perfetto. Ok, va bene. Allora,
Iniziamo a costruire la prima, tipo questa qui davanti, anche va benissimo. Ok, partendo da un centro, quindi diamogli una lunghezza, una larghezza, adesso anche se qui in prospettiva facciamo fatica, però più o meno dai, gli diamo una larghezza di questo tipo qui. Ok, la selezioniamo, diamo su analizza, lunghezza, è 212 cm, un po' grande, però non fa niente. Allora, 212 vuol dire 106 cm, quindi andiamo a fare un bel click e diciamo 106 invio, e questa è la lunghezza di metà, vedete, 106 cm, di metà del mio Bimini. Ok, e poi andiamo a costruire l'altro pezzo che va verso il basso. Ecco, come altezza io direi di fare una cosa tipo così, più o meno, dopo non lo so, una roba del genere. Ok, andiamo a congiungerle assieme. Per congiungerle assieme, basta che andiamo a utilizzare questo comando qua, che è il comando arc blend. Selezioniamo il primo, selezioniamo il secondo, ci crea un arco, eccolo qua. E adesso andiamo a congiungerli 1, 2, 3, invio, perfetto. Ok, e ce l'abbiamo qua. Allora, selezioniamo questi due punti di controllo, andiamo nella vista right, perché se abbiamo visto bene, diciamo che queste anzi, selezioniamo tutto assieme e andiamo a inclinarla partendo da qua. Ok, perché dobbiamo inclinarla tutta in questo modo qui, più o meno sarà inclinata in questo modo qua, insomma, ecco, vediamo, mettiamola come punto di riferimento, ecco, più o meno una roba del genere, insomma, ecco, dovrà essere una roba del genere. Ok, perfetto, andiamo nel front e abbiamo fatto il primo bastone, diciamo questo bastone qua. Ok, adesso dobbiamo andare a fare quest'altro bastone. Ok, quindi che va su da quella parte. Allora andiamo nella vista right, anzi in prospettica, facciamo in prospettica. E diamogli, diciamo, l'altezza, quindi l'altezza con land attivo, ci agganciamo al land, andiamo nella vista right e tiriamo una linea perfettamente orizzontale. Diciamo che qui gli diamo l'altezza massima, ok, dove dobbiamo andare poi ad agganciarci anche con l'altro bastone, in questo modo qui. Ok, io direi che possiamo anche duplicare questo, possiamo anche duplicare tranquillamente questo. Ok, quindi andiamo nella vista right e facciamo Ctrl C, Ctrl V anche, e poi lo spostiamo, ok, e lo ruotiamo stavolta dall'altra parte, quindi da così a così, più o meno da così a così, vediamo. Ok, quindi vista right. Allora, diciamo che questo dovrà essere allungato, e per essere allungato possiamo andare a utilizzare anche un comando apposta. Ok, che troviamo, vediamo dove lo troviamo qua. Eccolo qui. Ok, qui. Estendi curva. Curva selezionata. Seleziono la curva di estendere, questa, okay, e quindi la estendiamo in questo modo qui, perfetto. Ok, benissimo. Queste due curve dovrebbero toccarsi, quindi se si toccano, vediamo nella vista front, questa deve andare a finire dove c'è l'altra. Ok, quindi basta che noi selezioniamo tutte e due le curve, facciamo un tronco e tronchiamo questa parte qui. Eccola qua. In questo modo qua. Perfetto. Dovremmo esserci. Facciamo un salva, quindi salva col nome. Andiamo su Bimini. Quindi Bimini. Bimini. Ok, salva. Perfetto. Ok, e poi dobbiamo andare a costruire l'altra dall'altra parte, in questo modo qua. Idem, io direi che possiamo tranquillamente utilizzare sempre questa qui,
parte davanti e poi la raddrizziamo e poi mi sembra che cambi di direzione, cioè va, tocca e poi cambia direzione verso il basso, però vediamo, dai. Allora selezioniamo la prima, andiamo in prospettiva, ecco questa, andiamo nella vista right sempre, CTRL C, CTRL V. La spostiamo perché dovrei essere più o meno qua. Perfetto, anche questa dovrebbe finire allineata quest'altra, no? Quindi andiamo nella vista right. Ok, qui si toccano, anche queste qua si toccano. E allora basta che noi facciamo una cosa così. Dobbiamo suddividere questa qua, quindi suddividi. Questo l'oggetto suddividere invio, questo l'oggetto di taglio invio. Ok, quindi abbiamo suddiviso questa e questa dovrà essere estesa e andare verso il basso qua, allineata all'altra in questo modo qui. Come facciamo? Basta che selezioniamo questo punto di controllo, attiviamo lo smart track con l'end fine attivo, prendiamo il punto di controllo, ci agganciamo e poi andiamo verso il basso in questo modo qui, più o meno in questo modo, vediamo. Okay, io direi che l'intelaiatura dovrebbe andare bene, dovrebbe andare bene, dovrebbe andare, ok? Facciamo che va bene, ok? Poi queste due le riuniamo di nuovo, questo non serve più, quindi unisci, join, 1, 2, invio. Quindi uno unico, perfetto, ok? Spegniamo la foto momentaneamente, ok? E queste curve qui selezionate tutte andiamo a specchiarle dall'altra parte, quindi con un mirror ci agganciamo. Ok, smart track è ancora attivo, rompe le scatole. Ok, io direi che è troppo larga, io la farei un po' più stretta, quindi CTRL Z, questa linea qua la portiamo un po' più in qui, tipo così. Ok, selezioniamo tutto e facciamo un troncando queste qua, da questa parte. Perfetto, io direi che potrebbe andare bene. Scusate se vado un po' così ad occhio, ma secondo me potrebbe essere così. Ecco, secondo me così potrebbe andare bene. Facciamo un salva, potrebbe andare bene. E andiamo a congiungere adesso queste altre intelaiature. Questa non serve più, si può anche eliminare. Facciamo un bel canch. Grazie per l'aiuto. Join 1, 2, invio. Join col destro del mouse per chiamare il comando. 1, 2, invio. Join 1, 2, invio. Perfetto, l'intelaiatura è fatta. Ok, allora se riguardiamo l'immagine, eccola qua. Questa intelaiatura qui è tipo, come si può dire, tubolare, ok? Un'intelaiatura tubolare, poi qui è anche tagliata perché magari sono vari pezzi, perché poi magari questo lavoro qui lo facciamo dopo, non è un problema, ok? Quindi è tubolare, allora siamo nella condizione di utilizzare un comando ben preciso che è nei solidi, ok? Allora qui io ce l'ho in inglese, quindi sarà solid pipe, mentre chi ce l'ha in italiano sarà solidi, sarà come si chiama in italiano? Pipe, forma tubolare, ok? Quindi io faccio pipe, ok? Bisogna cliccare nella riga di comando, nelle preferenze multiplo, ok? Selezioniamo il tutto, diamo un invio. E diamo un diametro, ecco, 1, non so se può andare bene, facciamo una prova, diamo un invio e andiamo a vedere il nostro tubolare, che ovviamente dobbiamo andare a mettere shaded qui, ok? E andiamo a vedere il nostro tubolare, eccolo qua, che poi è nera. Allora, perché siamo nelle curve. Allora, facciamo CTRL Z e facciamo nel livello intelaiatura. Lo chiamiamo in telaiatura, invio, e qui come colore andiamo a utilizzare un grigio chiaro perché sarà un alluminio tipo, no? E rifacciamo il comando, quindi andiamo su solid pipe, selezioniamo. Ok, facciamo invio, invio. Invio, ok, perfetto.
Uno potrebbe, forse essere un po' troppo fine, e possiamo fare un'altra cosa. Lo selezioniamo tutto, facciamo pipe invece di uno, facciamo due, invio e invio. Ok, eccolo qua. Vediamo. 2, 1 e mezzo, forse meglio. Allora selezioniamo tutto, facciamo 1.5 e invio, ok. 1.5, teniamo 1.5, eccolo qua. E noi abbiamo creato la nostra intelaiatura in questo modo qua. Ok, perfetto. Quindi l'intelaiatura ce l'abbiamo, facciamo un bel salva. E poi andiamo a vedere la costruzione. Ok, allora qui in fondo c'è una specie di gancio, no? Che viene giù e si aggancia all'altro qua. E possiamo andare a creare anche questo, vediamo come fare. Andiamo nella vista right, vedete che si aggancia in questo modo qui, che poi forse era perpendicolare, forse doveva essere perpendicolare. Allora, se doveva essere perpendicolare, facciamo CTRL Z, selezioniamo questa destra right e andiamo a inclinarla, quindi andiamo a inclinarla agganciandoci al mid, al centro, ok, al centro e al end, alla fine, e andiamo a inclinarla tenendola perpendicolare così. Vediamo, potrebbe essere, però magari è troppo vicina qui perché era verso il fondo, no? Verso il fondo, quindi nella vista right andiamo a portarla più o meno verso il fondo così. Però mi si allunga troppo, mi si allontana troppo. Allora, vediamo. CTRL Z. Andiamo alla vista right, facciamo allora che andiamo a troncarla più o meno qua. Quindi selezioniamo tutto, facciamo un tronca e tronchiamo questa parte qui. Vediamo un attimo. Sì, potrebbe andare, dai, così potremmo tenerla. Andiamo nella vista right sempre, selezioniamo sempre tutto, facciamo sempre tronca e tronchiamo questa parte qua. Ok, perfetto. Adesso io direi che può andare bene, la teniamo così, ok, che ci avviciniamo all'immagine finale. Per fare le cose fatte bene bisognerebbe avere un'immagine frontale del Bimini, laterale del Bimini e da sopra, di modo che almeno riusciamo a costruire anche a livello proprio proporzionale tutto, però più o meno è per far capire poi come utilizzare, insomma, come fare. Allora, selezioniamo di nuovo tutto solidi, pipe di nuovo, invio, invio, ok? E l'intelaiatura noi l'abbiamo creata, eccola qua, e la teniamo così adesso che può andare bene, dai. Allora, nella vista right abbiamo detto che andiamo a costruire quel gancio, no? Tipo quel gancio qui, questo qua nero che vediamo in fondo qui così, ok? E per fare quello potremmo fare una cosa di questo tipo qua. Allora andiamo a estrapolare una isocurva da questa polisuperficie. Scusate che sì, da questa polisuperficie, non in direzione U, ma in direzione V. In direzione V, qua. Quindi qui, perfetto. Eccola qua. Ok, eccola qui. L'abbiamo strappata in direzione V. Qui. Ok, e ok. Idem da questa parte. Anche da questa parte facciamo la stessa identica cosa, che poi allora
Facciamo che in letteratura spegniamo momentaneamente per fare le cose fatte bene e noi andiamo a costruire una polilinea con end attivo, near attivo, ci agganciamo qua e andiamo a decidere l'altezza, diciamo, della nostra del nostro tubo che dovrà essere costruito, ok? E duplichiamo questa curva. Mari, non avete capito? Adesso vi faccio capire subito. Allora facciamo un duplica, un copia da qui a qui. Perfetto. Vedete che anche qua io ce l'ho lì così. Ok, poi riattivo l'intelaiatura. Ok, questa allora, questa isocurva la eliminiamo perché la rifacciamo con questa nuova tecnica. Quindi che allora con attivo solamente l'end e basta, estrapoliamo di nuovo l'isocurva. Ecco, però stavolta ci agganciamo alla fine di quella. Vediamo se riusciamo con wireframe attivo. Aspettate, eccolo qua. Vedete, io mi aggancio alla fine di quella polilinea che avevo costruito internamente. Perfetto. Richiamo il comando, di nuovo questo, e mi riaggancio alla fine lì. Perfetto. Ok, in questo modo qua, vedete? Ok. Poi qua attivo di nuovo il shaded. Io ho le due isocurve perfettamente estrapolate nella stessa identica altezza, chiamiamolo così, e andiamo a suddividere questa intelaiatura. Quindi facciamo suddividi l'intelaiatura, invio e le due, diciamo, i due oggetti di taglio, invio. Ecco, vedete che adesso io ho estrapolato la mia intelaiatura, ok? Perché ho fatto questo? Perché dobbiamo andare a costruire, diciamo, questa guaina nera che sarà sopra, ok? Sopra l'intelaiatura, ok? Quindi per fare questo dobbiamo estrapolare una superficie e poi fare, allora mettiamo come ecco come perno, ok, questa superficie qua, faremo un offset superficie, quindi offset superficie, ok, offset superficie anche solida va bene, come distanza forse uno è tanto, però proviamo, uno è tanto, vedete, quindi CTRL Z, rifacciamo il comando, invece di uno facciamo 0.3, invio, perfetto. Però questa dovrà essere su un nuovo livello che lo chiameremo guaina nera, okay? E dovrà essere di colore nero, quindi eccolo qua. Ok, questa guaina la portiamo destro il mouse, change object layer, cambia oggetti livello, eccola qua. Questa è la guaina nera. Ok, quindi idem facciamo dall'altra parte. Selezioniamo la polisuperficie, ok, la portiamo subito nel livello guaina nera e facciamo sempre un offset superficie, quindi offset superficie, no, pardon, selezioniamo la superficie, no, aspettate un attimo, eccola qua, offset superficie, ok, se non tocco niente mi tiene la stessa istanza di prima, 0.3, diamo un invio e un invio. Ok, eccolo qua, anche lì l'abbiamo fatta. Perfetto. E abbiamo un altro pezzo che è il pezzo di quella in diagonale, chiamiamolo così. Facciamo la stessa identica cosa come prima, quindi spegniamo la guaina nera, spegniamo l'intelaiatura e anche di qua dovremmo fare la stessa identica cosa, quindi stavolta utilizzando questa linea da un punto centrale, ok, sempre con end e near attivo, mi aggancio qui e vado verso
verso il, ecco lì, verso, come si dice, l'esterno. Dobbiamo duplicarla e agganciarci all'altra parte. Quindi qua mi devo agganciare a questa linea alla metà e di là